Buongiorno a tutti. Cos'è la dipendenza emotiva? La dipendenza emotiva è quando una persona che è innamorata o si crede innamorata di un'altra persona è come se desse le chiavi, la password della propria felicità a un'altra persona. In questo modo si viene a creare un rapporto asimmetrico in cui c'è una persona che dà molto all'altra persona, alla fine però rimanendo sottomessa. Faccio tutto per lui, per lei. Così mi accetta, così mi vuole bene, così sta con me. E questa è la problematica di fondo del dipendente emotivo, che temendo la critica e temendo di non essere accettato, inizia a fare di tutto per l'altra persona. Ecco, pensiamo, infatti spesso che queste persone, si mettono anche magari insieme a delle persone anche potrebbero essere pericolose perché alcuni possono approfittare di questi stati emotivi della persona. La dipendenza emotiva si basa su tre fasi praticamente. C'è la fase dell'ebbrezza, in cui la persona sta bene quando è sempre con l'altra persona, no? Poi c'è la fase della tolleranza, ovvero in cui la persona vorrebbe stare sempre di più con quell'altra persona per stare bene. E della fase dell'astinenza, che sono spesso collegate tolleranza e astinenza, perché cosa vuol dire? Vuol dire che quando magari la persona amata è a fare un viaggio di lavoro, oppure è al lavoro, oppure è a cena con gli amici, o non può rispondere al cellulare, l'altra persona sta molto male, perché pensa che la persona abbia in testa qualcun altro, mentre il dipendente emotivo vuole essere lui dentro la testa dell'altra persona. E questo si collega allora a uno schema di personalità abbastanza fragile e alla volontà di ipercontrollo. Infatti il dipendente emotivo molto spesso è una persona molto molto gelosa e ipercontrollante. Vorrebbe sempre sapere cosa fa l'altra persona, dov'è, con chi è. E quindi vive in uno stato molto coercitivo, in cui la persona si arrabbia spesso, no, con l'altra persona perché teme di essere tradita continuamente, ma si arrabbia anche con se stessa perché dice: ma come, non riesco a stare da sola, non riesco a stare da solo. Quali sono le cause di queste problematiche? Allora, sulle cause, io penso che ogni persona abbia la sua storia, però c'è un filo rosso. Il filo rosso praticamente è la ricerca continua di un'approvazione da parte dell'altra persona. Questa ricerca continua e il timore anche, no, delle critiche porta la persona a definire il proprio valore per quanto soddisfa le esigenze dell'altro. Ed è questo qua l'inghippo. Quindi il dipendente emotivo molto spesso dice: ma come, io faccio di tutto e lei non mi ama, lui non mi ama, ma dipende cosa intendi per amare. E circa la terapia, diciamo che la terapia si basa sul lavoro sull'autostima praticamente. Ci sono molti esercizi sull'autostima da fare, ma io credo che l'aiuto anche della psicoterapia sia molto importante. Ad esempio con l'ipnosi, no? È possibile andare a cercare quei momenti passati in cui quella persona ha imparato, no? Che per esistere c'era da fare sempre qualcosa per qualcun altro. Un saluto a tutti.